Perfetto ragazzi, riprendiamo con Blood Rain. Porca vacca, già è vero, è vero. Sti nemici qua che, come avete capito, entrano nella cavità, della bocca, e dopodiché vanno nell'intestino e mangiano il cervello per poi prendere controllo dell'ospite. Sistemate le cariche, sigillate il tunnel. Cosa credi che stia facendo qui? No, dell'ospite, dell'host, anzi. Quello che ospita. Vabbè, insomma, è pessimo come cosa. È pessimo. Ma in ufficiale. Tutto bene, Paolo, tutto bene. Sono molto stanco oggi, molto, molto stanco. È per quello che ho aspettato la live di oggi pomeriggio. Però per il resto si tira avanti, dai. Ritiriamoci per raggrupparci. Vediamo di fare fuori un po' di nazisti, esatto, dai. Esatto, sono io. Continuate a correre finché potete. Nazisti, demoni, un po' di tutto. Ho bisogno di esplosivi e di un detonatore per farmi strada. Forza, Blood Rain, forza. Ciao, King, fatela fuori, fatela fuori. Esatto, sarà il motto della serata, ovviamente. Il motto della serata. Probabilmente dell'ultima live di questo gioco. Comunque staremo a vedere, dai. Granate! Perfetto. Ayaka osserva. Guarda Papineva, che tu ci creda o no, io oggi pomeriggio, che purtroppo ho saltato la live per svariati motivi, ero molto molto ma molto stanco, ecco, io oggi volevo fare la speedrun di Genshin Impact, davvero, per cui se non arriva oggi credete che arriverà domani. La speedrun intesa proprio come speedrun, cioè si skippa tutto, perché ragazzi, diciamoci la verità, la storia di Genshin non è che sia proprio sto spettacolo, Papi, posso farti una... Papi, vabbè, Papi Neva, Papi pare strano. Posso farti una domanda? Oltre a Genshin Impact, che giochi hai giocato, diciamo? Non so quanti anni hai, non mi ricordo onestamente, per cui non so se hai tanta o relativamente poca esperienza ludica, ecco, però mi sai dire qualcosa a riguardo? Ecco la ricetta del dottore per curare i passaggi ostruiti. Che sono curioso, ecco. Facciamo un motivo, dopo ti spiego. Dopo ti spiego. Ma prima ho bisogno del detonatore di quell'ufficiale. Il detonatore di quell'ufficiale, che è di là, molto ma molto distante. Come stai, King? Scusate per oggi, veramente. Oggi secondo me qualcuno si è arrabbiato, ha tolto il follow. Non è detto che sia per quello, però intanto è successo. Beh, insomma, purtroppo non sono un robot. Non sono un robot, purtroppo. Allora, sapete che guardando la chat non mi sono accorto di cosa ha evidenziato. Però mi sa che devo fare il giro dall'altra parte. Per cui giriamoci. Andiamo dall'altra parte. Uila! Attenzione. Quanto dura adesso quel coso lì? Comunque Papineva, la domanda è valida, sto aspettando la risposta. Va bene, suspense. Allora, Fall Guys, Epics, quindi ti piacciono anche i competitivi. Slime Rancher, ok, molto carino, ce l'ho anch'io. Subnautica, quindi ti piacciono i competitivi. I crafting, giusto, perché Subnautica e Slime Rancher sono survival crafting, più o meno, ecco. Minecraft, idem. E ti piace anche Genshin Impact, quindi. Ma Genshin Impact è molto differente dagli altri tre giochi, quattro giochi che mi hai detto. Come l'hai conosciuto e come mai ti piace così tanto, per esempio? Che è veramente diversissimo, Non ho capito da che parte devo andare, onestamente. Vediamo. Pubblicità. Ah, ok. Ed hai voluto provarlo, insomma. Hai voluto provarlo e ti è piaciuto, ho capito. Actung Explosive. Ho capito Actung Explosive, ma... Vabbè. Qua bisogna per forza fare così. Per forza fare così e dopo... Ah, vuoi vedere che... Vediamo. Quello lì, ho capito. E quindi cosa devo fare? Non ho mica ben capito, Devo sparargli a qualcosa, non so. Oh, così si faceva? No, vabbè. Non ci credo.
Dicevo che è molto differente Genshin dagli altri giochi che mi hai nominato, ecco, per cui è curioso che tu abbia voluto provarlo e che ti sia piaciuto così tanto, ecco. Tutto qua. Fatela fuori! Ciao Mistream! Fatela fuori! Vediamo se troviamo un detonatore qua. Intanto rompiamo questi, che è bello. Perfetto. Qua è un vicolo cieco. Noi siamo venuti da là. Ok, dopo sono andato qui dentro. Merda, bisogna andare da questa parte. Ok. Bam! Squartato completamente. Conosciuto dai video che portavi su YouTube. Sì. Ah, bene, sono contento. Mi fa piacere. Va bene, dai, ok. Ho ancora la tua amicizia su Genshin? Penso di sì, insomma, ecco. Evidentemente ci metteremo d'accordo per giocare assieme ogni tanto. In via del tutto eccezionale. Vedi, è tutto eccezionale, dai, va bene. Il problema è che se voglio giocare a Genshin devo saltare le giornaliere. Nel senso che se faccio le giornaliere mi porta via tipo un'ora, che è proprio il tempo che ho ogni giorno. Per cui non andrei mai avanti, insomma. Mi sa che salterò le giornaliere per fare le queste principali. Non sono molte alternative, diciamo. Allora, andiamo di qua. È vero, perché nella storia principale non si può fare in cooperativa, vero? Quello è il problema. Quella tua IA che distrugge tutti, vabbè, non lo metti in dubbio. Fatela fuori, aio! Maledetto. Ehi. No, lo so, la coop è utile nelle giornaliere, sicuramente. Allora faremo le giornaliere e ogni giorno faremo un po' di speedrun. Giusto per 5 minuti, sì, no, quello sì, effettivamente. Quello effettivamente sì. Siete pazzi, ma però io devo curarmi in qualche modo qua, E qua un po' alla volta la vita cala e non va bene. Ah, quell'infamone lì. Allora, l'obiettivo è qua vicino. Qua vicino, ma facendo che giro? Boom! Eccolo qua, l'ufficiale bastardo. Divoreremo. Tenete duro. Oi. Siamo fottuti. Bravi. Dite bene. Eccolo qua. Ciao, ufficiale. J-Backer, sottotenente, obiettivo eliminato. No! Dobbiamo bere un po' qua, altrimenti facciamo una brutta fine. Ok, mica tanto, Ok, adesso sono morti veramente. Perfetto. Aia. Ok, di qua abbiamo fatto. Mi sa che... Cosa abbiamo qui? Un cadavere, nemici ovviamente. Ah, devo bere un po' di più. Anche qua dietro, ma pensa te. Allora, sono un po' tanti qua, Qua niente, per fortuna. Dovremmo andare di qua e poi di qua, credo. Ah no, mi sa che ho preso anche il detonatore. Ecco, è che non me ne ero accorto. Hai fatto il secondo account? Come mai? Perché per resettare il progresso, diciamo. Ti eri trovato in un punto morto, diciamo, col primo. Come, vediamo un po', sentiamo. Orribile. Facci male. Facci male.
Facci male. Allora, di qua, ma non da questa parte. Bam! Allora di qua, perfetto. È bellissimo sfondare le porte. Bellissimo. Fatela fuori, fatela fuori! Partito posto, sì, ok. Devo movimentare un po' le cose, ragazzi. Con qualche gioco multiplayer. Lo so. Se mi salta il matto, fa un po' vado su Fall Guys. Vediamo un attimo. Così finalmente lo troviamo. Dopo tanto tempo che lo dico. Ma anche su Genshin, eventualmente. Così facciamo contento Papi Neva. Che devo dire, sei una delle persone che mi sta più simpatica. Ma sai perché? Perché al contrario di tante altre persone che mi seguono solo quando faccio Genshin, tu sei spesso di compagnia anche quando ci sono cose che non ti piacciono. E è una cosa non indifferente, sai. È tutto sistemato. Meglio mettersi a riparo. Non è una cosa molto indifferente. Molto, molto da sottovalutare, ecco. È molto importante, grazie. Allora. No, grazie a te invece, grazie a te. Grazie a te. Purtroppo non tutti sono come te, insomma. E andiamo su. Credo. No? No, mi sa che... Boh, dopo, va bene. Facciamo di qua, prima. Facciamo di qua. Finalmente possiamo sfondare. No, non ti preoccupare. Lo sto leggendo un pochino alla volta perché effettivamente era bello corposo come messaggio. Solo, semplicemente quello. Ok. Ora mi sto davvero. Quindi in pratica l'hai fatto per avere delle quest, insomma, perché altrimenti non hai più nulla da fare. Praticamente. In un certo senso, ecco. Sì. Comprendo. Ma là ci dice di andare al piano di sotto, ma come? Come ci si arriva là? Eh? Come ci si arriva là, punto di domanda? No. Da qua no. Questo qua, ragazzi, ovviamente è un gioco un po' particolare, eh. Ha circa 16 anni, bene o male. Quanti nemici ci sono in giro? Guardali, sopra i letti anche, ma che cazzo di problemi avete? Che storia. Niente, ho perso l'obiettivo, sapete. Espongono sempre i nemici, quello è il problema. Ehi. Stardo. Non finiscono mai. Da qui forse? No, questa è una cella refrigerata. Oh, mamma mia. Che labirinto. Dice là sotto, al piano di sotto. Allora, vediamo un attimo, fermi. Porca vacca, lasciatemi stare un attimo. Avevi il CD su PC, Paolo. Ti è piaciuto questo gioco? Giocavi su computer prima, allora. Prima di Xbox. Era bello, sì, è tuttora bello. Che cazzarola c'è scritto qua? Barracker. Bello sì, è invecchiato bene. Devo dire. Questo gioco, no, Papi Neva, non è un free to play. Questo è un action... costa 4-5 euro, credo. È bello vecchiotto, eh. No. Questo è vecchio stampo, ecco. È un single player, per cui no. Solitamente Papi Neva è... Perché mi viene spontaneo chiamarti Papi, mi pare strano. Quindi Papi Neva è... I giochi single player molto, ma molto, anzi estremamente raramente, sono gratis, ecco. Estremamente raramente. Oh, io non so da che parte andare, eh. Papin, ok.
Papin. Ma tipo con l'accento francese, Papin. O Papin, non lo so, boh. No, no, Papin, ok, ok, va bene, va bene. Sarà fatto. Ah, Papine. Ok. Ma qua da dove sono arrivato, vero? Sì. Ah, no, vediamo. Ah, porca, c'è la miseria. Tutta sta strada ho fatto come un cretino. Quando bastava fare così. Sì, sì, ma sicuramente così, ecco. Dovevo andare di qua. Mistrin, vediamo se c'è ancora in live. Magari sta facendo dell'altro, ma volevo sapere, conosci questo gioco? Molto carino, eh. Considerando l'età che ha comunque. Ecco. Caricamento in corso, vediamo. Osservare la partita ancora più in profondità. L'originalità, eh, del nome dei livelli è qualcosa di spaventoso. Cosa abbiamo qua? Ma... ah, sei uno di questi. Mamma mia, che brutti che sono. Chi cacchio è che mi spara? La custode del gioco a casa mia per caso? O in giro. Comunque molto bello, molto bello. Non so se ci sia in digitale sulla Play. Mi pare di sì, comunque, che ne avesse detto qualcuno. Domani mattina, e magari, no, sono a lavoro. Domani pomeriggio alle 5, sì, domani mattina purtroppo no, sì. Purtroppo no. Sei a casa da scuola, tu, immagino. In giro per PS3. Ah, domani pomeriggio, va bene, dai. Domani facciamo Genshin. Ok. Allora, l'obiettivo è di qua. Raggiungibile da qua. Nei giornali? Beh, sì, sì, ne parlavano esattamente come di altri giochi. Rallentatore! Oh, granata! Granata! Esatto. Fatela fuori! Fatela fuori! Ah, niente, era senza vita questo qua ormai. Fatela fuori! Toglietemela di dosso! Oddio! Fatela fuori! Fatela fuori! Va bene. Cosa abbiamo qui di bello? Porca vacca, acqua! No! L'acqua no! Siamo come i gatti noi, abbiamo il pH diverso. Pompa azionata. Ah, ecco, 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 ecco. Ora si ragiona. Beh, ma ha aspirato oppure no? No, mi sa che non... non è di qua che bisogna andare. Ok. Perfetto. Proviamo ad andare di qua, eh. Sì, sì, sì. Fesso. Fesso. Hanno sigillato anche questo tunnel. Devo oltrepassarlo. Come? Trova gli esplosivi. Ok. Porca vacca, alle spalle, non si fa così. Ti prenderemo eccellente ancora. Vediamo. Tanto prima o dopo bisogna uccidere di questi. Qua mi sa che serve. Hanno sigillato anche questo tunnel, devo oltrepassarlo. Un altro esplosivo e un altro detonatore, ok. No, comunque non era per Play 3, Marco, questo qua era Play 2, sai. No, non Play 3, mi sono sbagliato. Cioè, non è che mi sono sbagliato.
Ero sopra a pensare, non ti ho detto. Ma era Play 2, Play 2, Play 2 e Xbox 1. Play 3 no, questo. È più vecchiotto, di 4-5 anni. Questo è del 2004, se non ricordo male. Ok. Qua niente, qua niente, qua niente. Ormai ho capito che uscite da lì, va bene, dai. Proviamo ad andare di qua. Vedere che giro riusciamo a fare. È un po' labirinto, sta zona qua. Un po' un labirinto. Ecco, forse Xbox. O Xbox proprio la prima, oppure Play 2. Niente, allora noi siamo venuti di qua, siamo andati di qua. Mi sa che devo fare il giro dall'altra parte, allora. Non di qua, ma... da questa parte, credo. Insomma, proviamo ad andare in questa direzione. La prima Xbox. Sì, sì, esatto, esatto. Io ce l'ho per la prima Xbox, per esempio. Questo, però, non so se ho il 2. Non lo so quello. Quello non lo so. Porca vacca. Ok. Bastardi. Dai, squartato. Qua siamo nella direzione giusta, sapete? Eccolo qua, credo. Ottimo, ottimo. Mamma mia. Via. Ufficiale, ufficiale, dov'è? Eccolo qua, eccolo qua. Muori, muori, muori. Ma quanta vita ha, porca miseria. Hai perso qualcosa. Mamma mia. Senza braccia. Eccolo lì. Otto Gottlieb, ingegnere capo. Perfetto. Ora mi servono solo alcune cariche esplosive in più. Ok, quindi ho preso il detonatore. Mi servono le cariche. Mi sa che qua c'è un'altra pompa da attivare. Tiè. Ok. No. No, no, non ok, non ok. Non ok. Pensavo fosse più bassa l'acqua. Anzi, pensavo che proprio non ci fosse, in realtà, che è diverso. E quindi livello inferiore. Dobbiamo trovare delle cariche esplosive. Questo qua lo mangiamo, abbiamo poca vita. Ok. Speriamo sia giusto di qua. Sì, vedo una progressione di qua. Speriamo bene. Che hanno voglia di gironzolare e un quarto d'ora come prima. Ah, ma credo sia giusto, sì. Qua è chiaramente rotto. Ho un vago ricordo di questa zona qua. Cazzo. Il Panzershrek. Salta! Che bello!
facci male. Ma quanta vita hanno sti infami? Porca miseria. E sti mangio. Hai rotto le palle, eh. Eccoti qua. Panzer Shack. Due colpi solo, no dai, va bene. Allora, io sono venuto da qua in fondo, credo. Andiamo di qua. La porta è chiusa. Ah beh, dai. Nulla di grave. Perfetto. Ora mi sto davvero arrabbiando. Eh beh, mi ha fatto un sacco di male. Puoi fare di meglio. Morto? Ok. Che sono qua gli esplosivi? Purtroppo no. Che succede? Commando, quanto tempo. Oddio. Adoro il tuo nuovo look. Sei un figurino. Penso di non averti ucciso abbastanza l'ultima volta. Non ripeterò lo stesso errore. Pronto sarò come riverbosa. Ma che carino, Commando. Questa è la prima volta che mi dici qualcosa. E non è nemmeno la prima volta che la sento. Migliora la tecnica. Questa volta uno di noi due morirà davvero. Infatti, è quello che aveva detto anche l'altro ufficiale. In the short come Lederhosen. Ah, l'Itaca. No, com'è che si chiama? Vabbè, sono quello che è. È cazzutissimo. Dov'è andato il bastardo? È scappato. Maledetto. Allora, visto che sei qua sopra, ti mangiamo. Perfetto. Facci a pezzi. No, mi serve una chiave. Davvero? Allora mi sa che devo trovare Commando da qualche parte. Credo. Eccolo qua, è sicuramente Commando questo, vero? Eh sì. Vai, 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 vai. Porca miseria. Boom! Ah, Commando è morto. La chiave di Commando dovrebbe funzionare. Perfetto. Ma ha detto Commando infame. Tu, dammi vita. Essere inutile e ignobile. Ok. Vita anche tu. Allora. La chiave andava usata qua a sinistra, mi pare. In teoria sì, qua in fondo. Perfetto. Ottimo, cariche esplosive. Bene, andiamo a liberare il passaggio. Trova la sorgente dei demoniti. O demoniti, com'è che li chiamavano? Non mi ricordo più. E qua? Non credo. E invece mi sa di sì. Corri, 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 corri. Che succede qua? Sarà un boss. E non ho nulla per batterlo. E invece mi sa che semplicemente... Porca vacca. Chi è? E dammi anche il Panther. Il Panther Faust, non il Panther Shack, ok. Fammi male. Ah,
Ah, siamo ritornati all'inizio del livello, è vero, è vero, è vero. Abbiamo fatto il giro, giro tondo. Però... però non è di qua che si va. Forse, e sottolineo forse, di qua. Cioè, credo sia giusto. Non chiuderti. Stai giù, bastardo. Puoi fare di meglio. Niente, sta pistola non fa niente, mi pare. Puoi fare di meglio. Fammi ma. Faccia. Puoi fare di meglio. Sperando sia giusto di qua, eh? No, baby, cosa penseranno i vicini? Ok. Reina di prendere, facci male. Fammi male. Ecco il nostro obiettivo. È tutto sistemato. Meglio mettersi al riparo. Ottimo. Secondo me qui ci sarà un cambio livello, eh. Porca miseria. Quel tuo brutto naso. Miseria. Sto buco qua cosa serve? Niente? Farci un po' di male. Per farci un po' di male. Sbagliato tipo di salto. Perfetto. Il salto pirouettato è una bomba. Che cazzo è sta cosa qua? Un interruttore tipo. Il tempio. Salva la partita. Ancora più profondità. Perfetto. Ok. Bene ragazzi, io qua vi saluto, è stata una breve ma intensa, perché effettivamente non c'è nessuno questa sera per qualche motivo. E vado probabilmente a scrivere la recensione di un gioco, ecco, che fra l'altro è molto molto carino, mi è arrivato ieri, ho avuto modo di testarlo 4-5 ore, adesso spero di buttarci dentro altre 2-3 ore, così un po' vi faccio sapere cosa ne penso. Detto questo, grazie a tutti per la compagnia come al solito. Ci vediamo domani alle 17, forse con questo gioco per mostrarvelo anche assieme. Detto questo, buonanotte a tutti e buona serata.